Siamo in onda. Amici di Mascalucina Doc, buona domenica, benvenuti. Io sono felicissima, si vede dal mio viso, perché sono al centro di due grandi amiche che mi hanno accompagnato in questi due anni del percorso del centenario verdiano, Carla Verga e Maria Laura Morgano. Oggi siamo loro ospiti perché oggi a Vigini, al castello di Vigini, c'è un grandissimo evento voluto dal Comitato per il Centenario Verghiano, dalla Fondazione Verga e da tantissime altre associazioni, anche locali, ma soprattutto da Carla Verga. È una giornata particolare per ringraziare tutti quelli che in questi due anni di centenario, possiamo dirlo, hanno organizzato veramente degli eventi tutti dedicati al grande maestro Giovanni Verga. Quindi oggi grazie a Carla e Maria Laura innanzitutto per l'invito della nostra associazione Mascalucina Doc e anche per Brevis, l'editoriale di Gaia Editori, che oggi è ospite qui insieme a me. A voi la parola. Grazie Francesca, per noi è un'emozione grandissima, soprattutto appunto poter condividere questa, diciamo, questa manifestazione che svolge un po' al termine del centenario, dei festeggiamenti del centenario. Gli invitati siete stati voi, tutte le associazioni, tutti i docenti che hanno in questi due anni organizzato tantissime manifestazioni che ci hanno permesso di imparare e conoscere meglio l'autore e l'uomo, qual è Giovanni Verga. Io sono emozionatissima, sono contentissima, soprattutto perché mi sono riempita di tantissimi nuovi amici che sento ci legano a un grandissimo affetto, quindi grazie Francesca, no, grazie, per la grazie vostra presenza e il vostro contributo. La giornata non è finita, ancora c'è un programma nutrito e quindi poi vi racconterà Francesca. Ancora faremo tante dirette durante la giornata e racconteremo questa bellissima esperienza tra le campagne. Non so se vedete il panorama meraviglioso. Abbiamo dietro la Fonteria, Vigini. Esatto, se si entra proprio nell'atmosfera delle novelle verghiane. Questa è la vera campagna. È vero, torneremo a casa col cuore pieno, proprio domani sentiremo già la nostalgia di questo. Bella domenica di ottobre, la prima domenica di ottobre. Ciao a tutti. Grazie, continuate a seguirci, ancora la giornata è lunga. Ciao, grazie.